Carissimi amici dei pesci, buon pomeriggio. Vediamo il vostro oroscopo settimanale dal 17 al 23 giugno 2024. Vediamo che cosa accade, quali sono le novità di questa settimana. Cosa dirvi? Iscrivetevi al canale e spuntate la campanellina per rimanere sempre aggiornati se non lo avete ancora fatto. E se avete bisogno di ulteriori informazioni, trovate il mio numero di telefono nella voce descrizione sotto al video e poi nella community potete trovare il link se volete abbonarvi al canale e trovate anche il programma per gli abbonati in questo mese di giugno 2024. Allora, adesso invece partiamo con il vostro oroscopo. Per il segno dei pesci dal 17 al 23 giugno 2024, vediamo che cosa accade in questa settimana e quali sono le novità. C'è del benessere fisico, emotivo, ma sul vostro benessere fisico ed emotivo effettivamente non siete tanto soddisfatti. Volete una certa stabilità, probabilmente vi manca qualcosa o perché dovete superare delle difficoltà e intraprendere una strada nuova. Volete il vostro equilibrio, ripeto, la stabilità mi viene ripetuta due volte, e allontanarvi da qualcuno. Allora, qualcuno è insoddisfatto perché prova un'attrazione e una passione nei confronti di qualcuno, ma non soltanto attrazione e passione, perché qua ci sono anche dei sentimenti. O con questa persona siete lontani, oppure vi dovete allontanare magari da una certa situazione che vi crea insoddisfazione, perché non potete avere quello che avete in questo momento. Può essere anche questo. Quattro di denari, quale altra informazione vuole darci per il segno dei pesci dal 17 al 23 giugno 2024? Vediamo un po', cerchiamo di capire un po' di più le carte per voi dei pesci. Allora, qui c'è proprio la coppia. Nella coppia ci sono delle situazioni comunque che non vanno, delle situazioni negative. E probabilmente è proprio questo quello che voi state provando, l'insoddisfazione che state provando. Volete del benessere fisico, emotivo, volete stare bene, ma purtroppo non riuscite perché ci sono delle situazioni che effettivamente non stanno andando bene e comunque non vi danno gratificazioni, ma è, si può dire, un periodo magari di crisi. Vediamo questo 7 di coppe rovesciato, quale altra informazione vuole darci per il segno dei pesci dal 17 al 23 giugno 2024. Questa insoddisfazione vi porta dentro un dolore, perché effettivamente questa situazione che sta cambiando negativamente vi sta creando comunque del dolore, ed è un dolore a livello sentimentale che state provando. Qui c'è da mettere dei puntini sulle i, c'è da far forza su una determinata situazione, farvi in un certo qual modo rispettare o tirar fuori comunque sia gli artigli, perché c'è un bel po' di inquietudine, ci sono delle problematiche a casa, in famiglia, nella coppia, qualcuno che magari vi ha fatto qualcosa, vi sta creando comunque del dolore, vi sta facendo male, e c'è una certa inquietudine a livello sentimentale. Andiamo a vedere questo 4 di bastoni, quale altra informazione vuole darci per i pesci dal 17 al 23 giugno 2024. Questo 4 di bastoni, quale altra informazione vuole darci? Qui ci sono situazioni non ancora chiuse, non ancora definite, inganni, bugie, tradimenti di cui probabilmente non si è parlato,
Ci sono ancora novità che questa settimana devono emergere in senso negativo? Discussioni, litigi? Beh, non è una bella settimana comunque, vedo, eh. Per quanto voi vogliate mantenere un certo equilibrio, non è una bella settimana. 9 di denari, quale altra informazione vuole darci al segno dei pesci dal 17 al 23 giugno 2024? Infatti volete superare delle difficoltà ed essere molto diretti e parlare, però e quindi intraprendere delle strade nuove, ma qua avete degli impedimenti, c'è qualcuno che proprio vi impedisce nel dover proseguire e andare avanti, qualcuno che vi impedisce di dover fare comunque una determinata azione. Qua ci sono delle discussioni, impedimenti, blocchi. 4 di coppe per il segno dei pesci dal 17 al 23 giugno 2024. Cos'altro vuole dirci di più? Per quanto vogliate mantenere il vostro equilibrio, la vostra stabilità, vi riconfermo che ci sono proprio delle problematiche a casa, in famiglia, nella coppia. Questa settimana ci sono delle discussioni. Dovete uscire fuori da questa situazione stagnante, chiudere con tutto ciò che non va più bene, perché comunque anche a livello sentimentale ci sono delle difficoltà. Andiamo a vedere a che cosa dovete prestare maggiore attenzione in questa settimana per voi dei pesci. E lo andiamo a vedere con queste carte. Per il segno dei pesci dal 17 al 23 giugno 2024, a cosa deve prestare maggiormente attenzione? Dovete prestare attenzione a quello che è la vostra volontà, alle intenzioni che voi avete nei confronti comunque di qualcuno, perché come vi ho detto c'è attrazione e passione nei confronti di qualcuno. Andiamo a vedere il segno dei pesci, a cosa deve prestare maggiore attenzione in questa settimana dal 17 al 23 giugno 2024. Attenzione, fatevi eventualmente in un certo qual modo, oddio, aiutare, cercare di aprire gli occhi perché qui c'è qualcuno che ha malignità nei vostri confronti e voi vi state perdendo comunque un'occasione. A cosa deve prestare attenzione il segno dei pesci in questa settimana dal 17 al 23 giugno 2024? Dovete essere molto sinceri ed essere diretti in quello che comunque volete. Attenzione soltanto a chi vi sta di fronte perché, come vi ho detto, c'è qualche malintenzionato che è sleale nei vostri confronti. Quindi dovete valutare bene la situazione che state vivendo, che andrete a vivere in questa settimana. Un'altra carta ancora, a cosa deve prestare attenzione il segno dei pesci in questa settimana dal 17 al 23 giugno 2024.
voi volete soltanto andare verso una fortuna, verso un'abbondanza, probabilmente perché avete dei progetti o perché probabilmente volete proprio, come abbiamo visto, superare delle difficoltà e intraprendere una strada comunque sia positiva. Però c'è tanta tristezza, insoddisfazione, amarezza dentro di voi, perché è come se non siete soddisfatti di quello che magari avete in questo momento o il non riuscire a fare quello che volete fare. Ultima carta per il segno dei pesci dal 17 al 23 giugno 2024. Ultima carta. O perché siete legati comunque a qualcuno, o perché dove volete andare non è possibile andare, perché comunque è quel qualcuno che è legato a qualcun altro, insomma. E quindi a livello sentimentale c'è questa inquietudine. Vediamo perché c'è la carta del dottore, del protettore, per voi dei pesci. Questo è un proteggetevi da determinate situazioni. Proteggetevi da determinate situazioni, ma proteggetevi anche su quello che è la vostra intenzione, la vostra volontà. Quindi cercate di portare a termine quello che volete portare a termine, ma riflettuto comunque bene, perché ripeto, c'è qualcuno di malintenzionato e c'è della malignità comunque nei vostri confronti. È giusto essere sinceri e diretti, è giusto essere determinati, usare la forza se volete comunque qualcosa, quindi essere molto determinati. Se siete intenzionati ad andare verso una vostra fortuna, una vostra abbondanza, magari nei confronti di qualcuno, solo in questo modo, se vi proteggete con quello che avete intenzioni di fare, quindi prestate attenzione a chi vi dà dei consigli, a chi mette il bastone tra le ruote, quindi a questo genere di situazioni, potreste comunque ottenere una buona notizia, perché comunque ci sono delle prospettive totalmente diverse. Ok? Questo è quanto, carissimi amici dei pesci. Noi ci sentiamo alla prossima. Vi auguro una buona serata e a presto.